Tre luoghi urbani e due comunità di quartiere. Si chiama Murap Festival, la rassegna dedicata all'arte urbana è promossa da Fondazione Aria in collaborazione con il Comune di Pescara. Qualche anno fa il sindaco Carlo Masci ci ha rimproverato che la Fondazione Aria non fa tante attività su Pescara, quindi ci ha invitato a riportare un po' di attività della Fondazione Aria anche su Pescara. E questa è stata, diciamo, un'occasione a cui la Fondazione Aria si è immediatamente, come dire, resa disponibile, e quindi con l'architetto Sonzino, l'agenzia dello IACO, stiamo cercando di fare il meglio per questo primo progetto, che è un progetto triennale. Io spero che riesca molto bene e che continui così. Dal 30 luglio all'8 agosto la città adriatica diventerà un cantiere urbano con gli interventi di Street Art Live. L'edizione 2021 debutta con 550 metri quadrati di murales realizzati in tre luoghi diversi della città grazie alla vena artistica di quattro street artist internazionali. L'iniziativa nasce dall'opportunità offerta dal regolamento comunale per la promozione della street art e del writing approvato nel 2019. Pescara prova a scommettere sul muralismo urbano contemporaneo, cioè su una forma di arte che va al di là dei limiti della tela, al di là degli spazi chiusi dei musei e delle gallerie, per entrare nel tessuto sociale della città e confrontarsi con la struttura urbana. I luoghi sono tre. Un luogo centrale è esattamente gli 11 piloni dell'asse attrezzato, compresi tra il Ponte d'Annunzio e il Ponte Risorgimento, un edificio dell'Ater nel quartiere Zanni e una parete del centro polivalente Britti a San Donato.